Ma come si può fare un ottimo cappuccino a casa senza utilizzare la macchina espresso? Lei è Barbara, la mia compagna, è tutto fare della coppia e dopo tanti pomeriggi passati a cazzeggio su YouTube o a giocare con la latte art a casa ci siamo chiesti: ma è realmente possibile ricreare un'ottima crema di latte senza l'utilizzo della macchina espresso? E quindi abbiamo selezionato tre tra le migliori tecniche per poter appunto ricreare un'ottima tessitura di crema per fare dei buonissimi cappuccini a casa senza utilizzare la macchina espresso. Primo passaggio importante: riscaldare il latte. Beh, diciamoci la verità, saper fare un buon cappuccino non è poi così semplice, ma con qualche piccola accortezza e soprattutto suggerimento, diciamo che la qualità del vostro cappuccino a casa può sicuramente migliorare. Il primo metodo scelto è la French press, ottima per fare il caffè, ma oggi la utilizzeremo per montare il latte. Il gioco sta nel fare degli ampi movimenti iniziali per far sì che si inglobi abbastanza aria, per poi andarla a lavorare meglio facendo dei piccoli movimenti sotto la superficie del latte. Questo renderà il nostro latte molto lucido, molto elastico, adatto ad avere una buona crema per creare la latte art. Ora, prima di andare avanti con la prossima parte del video, devo un attimo cambiare il mood e quindi cambiamo la musica, perché la cosa inizia a diventare seria. Non so se vi è capitato di vedere negli ultimi tempi questo nuovo trend di fare la moka e inserire al posto dell'acqua il latte, pensando che si riesca a fare un ottimo cappuccino direttamente con l'utilizzo della moka. Ora, alla fine del video vi voglio far vedere cosa realmente succede alla moka e perché e quali sono le mie considerazioni al riguardo, quindi rimanete fino alla fine. Secondo metodo, il frullino o mini beaner, come lo volete chiamare. Il vero segreto e trucco di questa metodologia è quello di mantenerlo inizialmente sopra la superficie del latte per qualche secondo, in modo tale da fargli immagazzinare bene l'aria, dopodiché muoversi al centro e rimanere sotto la superficie del latte per pochissimo tempo, in modo tale da stabilizzare anche qui la crema. Ora, questa metodologia è la mia preferita, specialmente perché vi farà sentire dei veri e propri baristi a casa, in grado di poter gestire come volete la tessitura della vostra crema. Devo dire anche qui un latte veramente ottimo, ma... Non lo dite a Barbara, che ha semplicemente sbagliato a versare, il latte era perfetto. Se siete fanatici del cappuccino fatto in casa, il primo consiglio che vi voglio dare è comprare la latiera giusta. Le caratteristiche principali sono il beccuccio, che vi aiuta a versare il latte in modo giusto, e la grandezza, che vi aiuta di non sprecare latte. Ed infine la bottiglia portatile, oggettino facilissimo da reperire, sicuramente ne avete uno a casa. Noi in questo caso abbiamo aggiunto questa molla presa dallo strainer, che è quell'oggetto che utilizzano i barman. In realtà funziona anche senza, abbiamo semplicemente verificato che con l'aggiunta di questa molla il latte tende a montare un pochettino di più. Dopo aver agitato per un minuto e mezzo, massimo un minuto e 45 secondi, vedrete che il risultato sarà scioccante. Come potete vedere dal viso di Barbara, la tessitura del latte in questo caso è un pochettino diversa dalle due precedenti, perché tende ad essere molto più schiumoso rispetto alla cremosità delle altre due metodologie. Quindi, se vi piace fare un cappuccino più tendente allo schiumoso, questa sicuro è un'ottima opzione, a parte un po' la fatica nel farlo, ma credetemi, ne vale la pena. Bene, finalmente siamo arrivati alla fine del video e possiamo trarre le nostre conclusioni su questa cosa che abbiamo visto e fatto. L'odore mi ricorda il latte bruciato che mi faceva mia madre mentre mi vestiva quando dovevo andare a scuola alle elementari. A parte questo meraviglioso odore e ricordo di latte bruciato, per il resto credo che questo sia forse anche cancerogeno, non ne sono sicuro, ma molto probabilmente sì. La moka quasi sicuramente la dovremmo buttare, quindi se vi posso dare un consiglio spassionato, non lo fate mai, perché forse la cosa più schifosa che abbia mai visto nella mia vita con il caffè.
Grazie e buon caffè. Ciao! Ciao! Adesso te lo bevi? Mi fa fare queste cose schifosissime. Veramente, guardate. Ma te la sei bevuta veramente? Mamma, che schifo! Cola! Con lui.